fa tappa all'Aurito Ambienti Mediterranei, la kermesse culturale organizzata dal Comune di Centola e finanziata nell'ambito del POC Campania 2014-2020. Anticipato di un giorno rispetto alla programmazione iniziale, il concerto in canto napoletano con il soprano Katia Ricciarelli ed Espedito De Marino Quartet si terrà questa sera in piazza San Giovanni Battista a partire dalle 21.30. Porteranno in scena la grande musica della tradizione napoletana, interpretata da una virtuosa del bel canto classico italiano come Katia Ricciarelli, che interpreterà brani che hanno fatto la storia della musica partenopea. Si torna a Palinuro dopo aver comunque toccato gli altri comuni, in alcuni siamo già stati, tipo San Mauro, Futani, ancora Valle dell'Angelo, Alfano, Ceraso, insomma non li ricordo tutti. Ritorneremo a Palinuro che, ripeto, Centola è il comune capofila dell'evento, per cui il grosso delle manifestazioni si svolgeranno a Palinuro, sempre in piazza Virgilio. Ricordo il 22 di settembre i Gemelli Diversi, il 23 di settembre i Sound System, che hanno appena vinto X Factor, quindi serata dedicata ai giovanissimi, e il 24 il premio Città di Palinuro, sui cui nomi dei premiati c'è ancora un po' di riservo e sorpresa, quindi grande chiusura il 25 poi con gli artisti cilentani associati, un altro gruppo di attori storici cilentani che rappresenteranno il mitico viaggio di Enea, quindi Palinuro nocchiero di Enea, un salto nella mitologia per la chiusura di questa nuova edizione di Ambienti Mediterranei. Un grande contenitore, noi l'abbiamo snocciolato in pochi minuti, però c'è dietro davvero un grandissimo lavoro. Sicuramente, ne approfitto per ringraziare la dottoressa Marisa Prearo, che è la nostra consulente. Io sì, lo dico sempre, mettere insieme 8 comuni, mettere insieme in ogni caso 8 sindaci che sono molto legati al proprio territorio e quindi chiedono e tra virgolette pretendono il meglio per i loro concittadini e per la loro terra non è assolutamente facile. Quindi il lavoro del direttore artistico è sicuramente difficile, ma la parte più difficile è proprio quella di cercare ovviamente di accontentare tutti. Abbiamo diversificato, quindi dalla musica al teatro, all'enogastronomia a Valle dell'Angelo, insomma una serie di attività sinergiche con un unico obiettivo, quello di valorizzare il territorio, il nostro bel Cilento, soprattutto destagionalizzare, e pare che ci stiamo riuscendo.